Cross per Ciciretti, aggancia Ciciretti col mancino, il gol di Ciciretti che sblocca la gara al 15° minuto, Benevento in vantaggio. Iemmello, porta palla, Iemmello, il tocco dentro per D'Alessandro e c'è il gol del Benevento, D'Alessandro ha segnato il Benevento per riaprire la partita. La girata e qui l'arbitro assegna il calcio di rigore al Frosinone, al Benevento. Calcio di rigore per il Benevento. Parte Iemmello! Il primo punto del Benevento si avvicina col calcio di rigore realizzato da Iemmello a tempo scaduto, 1-1, esplode la gioia della panchina giallorossa, 1-1, Iemmello dal dischetto dopo il calcio di rigore assegnato da Irrati e confermato dal VAR, Iemmello! Va con il sinistro Ciciretti, Ciciretti, la palla in rete, passa in vantaggio il Benevento, incredibile all'Allianz Stadium, 19° minuto di gioco, un'esecuzione di Ciciretti con il sinistro, Juventus 0, Benevento 1. Pazzesca la soluzione di Ciciretti, la disposizione della barriera probabilmente non impeccabile da parte di Szczęsny, la punizione con il sinistro di Amato Ciciretti. Il gol di Ciciretti. Calcio d'angolo, Antei smanaccia Consigli, arriva il destro di Ciciretti, quindi Armenteros che trova la zampata vincente, tap-in sotto porta, proprio grazie al lavoro sporco anche di Ciciretti. This free kick has to be good. It is good. Oh, it's incredible! Absolutely remarkable! The goalkeeper has scored everything. And then you watch again, Tuso's men have thrown it away. And the goalkeeper of all people scores the header. Surely now they can hold on. Defeats. Benevento get themselves a point. And what now? Corino Gattuso's is such as this. Is. Apart from Gennaro Gattuso, he will be the his head pair, Vigorita. He set his side. Si allontana Memusciala, conclusione, la rete! La rete! Benevento in vantaggio! Incredibile il Vigorito! Esplode ancora una volta lo stadio delle streghe per il raddoppio! Fantastica punizione per il gol del 2-1 e tutti sotto la curva. Non è riuscito a trattenere la conclusione di coda Viviano e Vigorito esulta, così come esultano i tifosi sulle tribune. Pallone che passa e poi entra in rete. 2-1 Benevento al minuto numero 39. Ancora coda, area di rigore, la palla dentro, Brignola, la rete! E la chiude il Benevento, la chiude con Brignola al 46esimo! 3-1! La festa del Vigorito per il terzo gol di Brignola! E De Zerbi adesso può tirare un sospiro di sollievo.
perché la sua vittoria, la sua seconda vittoria in Serie A è davvero ad un passo. Qui Samp messa male sulla ripartenza di D'Alessandro, pallone lasciato a coda, palla dentro per il tap-in facile facile di Brignola.